ragionato un attimo sulla possibilità che mi è stata data oggi di stare qua, ero convinto che i domiciliari proseguivano ancora, per cui avevo scritto una cosa pregando a chi avrebbe gestito l'assemblea di leggerla. E ho dovuto capire un attimo cosa fare. Io preferisco leggerla, preferirei leggerla a tutti e a tutte voi, perché rappresenta uno stato d'animo e un modo di ragionare. Lo vorrei mettere qui a disposizione di tutti e di tutte per iniziare una riflessione che credo sia fondamentale, intanto su quello che noi siamo. Io avevo intitolato questa lettera "Noi siamo questo", provando a spiegarlo che cosa siamo e che cosa proviamo a produrre in città, e credo che di roba simile a quello che siamo noi ce ne sia tanta anche in giro per il paese. L'altra questione che mi interessava mettere dentro il piatto è il fatto che è necessario ragionare su quello che sta accadendo. Io ho alcuni spunti raccolti anche dalla possibilità che ho avuto in queste poche ore di parlare di nuovo con più persone, le ho trovate. Penso che molti e molte abbiano ragionato su quello che sta accadendo. L'assemblea di oggi è utilissima per proseguire questo ragionamento. Ho visto anche l'appello che sta circolando e che è stato sottoscritto da moltissime persone. So che ci sono anche più appelli che girano. Io credo che sia necessario continuare a firmarli, ad allargare quel tipo di percorso, perché non si ferma tutto con il fatto che le misure che mi hanno riguardato sono state attenuate, come recita l'ordinanza che ho potuto leggere oggi. Il PM non revoca le misure, le ritiene ancora necessarie, ma decide di attenuarle rispetto alle motivazioni avanzate dagli avvocati difensori, che ringrazio ancora, che sono Vertigaro e Mattina, ma ringrazio anche Simonetta Crisci e Flavio Rossi per aver difeso gli altri uomini che sono stati arrestati insieme a me e probabilmente saranno chiamati a difendere gli uomini e le donne che sono stati identificati in quella mattinata di aggressione davanti al CIPE. Io velocemente vi voglio leggere questa cosa e dare poi molto ascolto alle cose che si diranno dentro questa assemblea. La decisione di andare presso la sede del CIPE per mettere le mani nel piatto fa parte del nostro DNA. I movimenti per il diritto all'abitare da tempo hanno colto il nesso che esiste tra il mantenere inalterati i profitti della rendita e l'aumentare della nostra precarietà. Per questo, con convinzione, venerdì mattina abbiamo sollevato la questione. Le risorse pubbliche destinate al TAV, secondo noi, vengono indebitamente sottratte, dentro la crisi, al bisogno di un rinnovato welfare di cittadinanza, fatto di case popolari, reddito, lavoro non precario, diritto allo studio, qualità della vita. Oltretutto, con quest'uso distorto di denaro pubblico, si devasta l'ambiente, si consuma suolo, si cancella sovranità sociale. Questa modalità di gestione del patrimonio e delle risorse pubbliche noi la conosciamo bene. Per favorire gli interessi della rendita, la pratica delle compensazioni è diventata legge, sottoponendo le amministrazioni locali senza soldi a svendere aree, edifici, territori. In questo modo le città vengono disegnate dagli interessi immobiliari e dalla rendita parassitaria. La politica appare schiava di questo meccanismo, incapace di sottrarvisi e troppo intenta a garantirsi le proprie rendite di posizione. Per questo arrivano affermazioni dal sindacato che le grandi opere fanno ripartire il paese e che quindi il cemento serve a tutti, anche per i lavoratori edili, e si manifesta insieme ai costruttori come se si fosse la stessa cosa e gli interessi gli stessi. Dentro questo quadro abbiamo deciso di contrastare tutto ciò e di farlo materialmente, non simulando il conflitto insanabile tra le nostre aspettative e questo modello di sviluppo. Abbiamo capito che non si poteva alludere ad un diverso disegno socio-urbanistico senza realizzarlo. La riappropriazione degli spazi ha questa funzione. Agire nella città e nei territori per esercitare sovranità sociale sui suoli
è diventato il tracciato sul quale costruire nuove narrazioni del diritto all'abitare, puntando sul riuso e sul consumo di suolo zero. Non siamo un gruppo di volontari, e questo lo sanno bene i nuclei familiari, le singole e i singoli che si organizzano con noi. Nella nostra lotta la consapevolezza si costruisce giorno dopo giorno, faticosamente, e si trasforma in forza, in convinzione. Quella forza e quella convinzione degli abitanti di Casal Boccone o del presidio di Tende sgomberato venerdì stesso davanti allo spreco di un edificio pubblico lasciato al degrado, che spinge tutte e tutti a non avere paura e diventare esperienza resistente e respingente quando l'assalto delle forze dell'ordine si materializza, come è avvenuto con la rappresaglia pomeridiana parzialmente andata a buon fine con lo sgombero della tendopoli, ma fallita a Casal Boccone grazie alla generosità e al coraggio di chi ha preso il destino nelle proprie mani e non è disposto a barattarlo senza lottare fino alla fine. La difesa di questi spazi è operata da tanti uomini e tante donne provenienti da diverse parti del mondo. Ci hanno accusato di strumentalizzarli per raggiungere interessi politici ed economici, una sorta di potere bianco che usa il disagio per propri fini. Ci accusano in sostanza di pensare come solitamente fanno loro, disponibili al massimo ad un po' di piedismo peloso dopo aver sfruttato i migranti come forza lavoro precaria. Questo sì, un approccio razzista e strumentale. Ma noi pensiamo, mangiamo, balliamo mediccio. Non siamo bianchi per scelta, siamo nati su questo suolo come migliaia di giovani di seconda e terza generazione, figli di migranti, insieme lottiamo per nuovi e vecchi diritti di cittadinanza, per la casa, il reddito, lo studio, la salute, il futuro. Insieme esercitiamo uno ius soli, incondizionato e universale. In poche parole, vogliamo decidere, non ci accontentiamo di essere consultati. E dobbiamo esercitare contropotere per contrastare la rendita che vuole mettere a valore ogni interstizio della nostra vita, così come pagano i territori. Chi cerca in noi un nuovo volontariato sa che non lo troverà. Chi si avvicina a noi decide di alzare la testa e di praticare sano conflitto e utili trattative. Trattative che vanno fatte però con chi governa e non con la polizia. Il piano dove ci hanno condotto è quello della limitazione delle libertà di movimento e lo stanno facendo continuamente in ogni vertenza sociale che pratica conflitto. Non va ceduto un metro e non dobbiamo avere paura. Le nostre comunità meticce, liquidato resistente, i precari e le precarie hanno capito il gioco e sono con la testa alla partita. Nessuna e nessuno di noi è distratto. Sapevamo esattamente quello che volevamo andando al CIPE, così come lo sanno gli abitanti resistenti della Val di Susa. Hanno paura di noi perché stiamo dicendo al Paese che un altro modello di sviluppo è necessario, che altre relazioni umane sono possibili, che i beni comuni non possono essere oggetto di predazione o di ricatto. Ci siamo presi la responsabilità di essere questo, abbiamo costruito le complicità necessarie, ci siamo dati gli strumenti per agire e per disegnare i territori come i beni comuni. Abbiamo ragione. Quella stessa ragione che ha spinto Luca Appà sul traliccio come baluardo di dignità e di resistenza. Per questo ci vogliono fermare. Sono con voi, ci vediamo in città.